Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi ho per voi un video haul, come da titolo l'avrete già capito. Ho fatto alcuni acquisti perché domani sto per partire per una destinazione da sogno in Italia. Già ve l'avevo anticipato, vi avevo detto che avevo due hotel da sponsorizzare, uno in Trentino e l'altro invece una meta sempre italiana, ma appunto completamente diversa, cioè se uno era montagna, ok, in Trentino, adesso vado al mare e secondo me non ci sono mai stata, sono stata in questa regione, ma non sono mai stata nella zona in cui vado domani, quindi sono molto emozionata e contenta e anche perché so che questa regione è meravigliosa, ce l'ho nel cuore da quando ci sono stata la prima volta, che era tipo ben prima che iniziassi YouTube, ero piccola, tipo non lo so, 2008. Una cosa del genere, 2007 tipo, visto che è una località di mare, ragazzi, che io non vedo l'ora e avevo paura che non ci fosse abbastanza caldo, invece ho sentito che tipo in Italia fa caldissimo. E comunque scoprirete, non vi do altre anticipazioni oggi, ma scoprirete tutto presto perché appunto domani parto e vi filmerò un vlog, o al massimo dopodomani, insomma, comunque vi filmo un vlog e poi scoprirete quale sarà la destinazione. Ma visto che appunto è una località di mare, ho fatto alcuni acquisti specificatamente per questa, diciamo, vacanza. In realtà è metà vacanza, metà lavoro, quindi però ho fatto qualche acquistino e su Instagram mi avete detto: sì, Nicole, faccio un video haul, e volevo inserire anche un sacco di cosine che mi sono arrivate dalle aziende, perché ho veramente tantissimi nuovi arrivi, make-up, ma ho deciso di fare piuttosto due video separati, quindi oggi vi faccio vedere appunto solo le cosine super lusso che ho acquistato. Ci sono due cosine di Versace, vi faccio vedere le box. Eccole, ho preso due cosine da Versace, una questa box piccolina, un po' più pesante, e questa invece è più grande ma sottile. Secondo me, dalle dimensioni di questa scatola potete già immaginare che cosa c'è, ma appunto due cosine da Versace è. E poi ho preso un altro mega autoregalo da Saint Laurent. È gigantesca e secondo me anche qua, visto che mi conoscete bene, già potete immaginare che cosa c'è. Poi qui ci sono tutte le varie buste, bustine. Queste sono di... No, queste tre sono di Versace con il form da compilare se voglio fare un tipo una restituzione, oppure c'è lo scontrino, insomma, eccetera, le istruzioni sulla cura. E queste invece sono di Saint Laurent. Qui dovrebbe esserci lo scontrino, invece qui dovrebbe esserci il messaggio che mi sono autospedita, perché praticamente c'era un pezzetto dove potevi inserire tu la dedica, e questa è la dedica che mi sono fatta, visto che è un regalo da me per me. Ed eccola qua, momento molto proud. Ma passiamo all'unboxing e inizierei proprio dalla scatolina grandina ma super sottile. Molto carino, devo dire, il packaging. Scatola molto semplice con il logo, che tra l'altro è in rilievo sulla box, e poi c'è questo dettaglio aggiunto, questa decorazione, perché ho richiesto il pacchetto regalo e quindi aggiungono questo nastro elastico con il logo praticamente di Versace, che è molto carino. E se vi devo dire la verità, potrebbe essere un cerchietto perfetto, tipo una fascia per capelli o un elastico, perché è appunto elastico in stoffa. C'è il logo. Trovo sempre il modo di utilizzare anche le decorazioni. Io nei pacchetti luxury, lo sapete, un po' come le camelie di Chanel, che ci avevo fatto il cerchietto, ci avevo fatto un sacco di robe. Comunque, ho i gingilli per l'albero di Natale. Ma appunto andiamo a fare l'unboxing. Ho già dato una sbirciatina perché ero troppo curiosa, devo dire la verità. Anche perché se volevo fare un cambio, dovevo farlo qualche giorno fa, perché appunto domani, anzi, in realtà non è domani, cioè teoricamente è domani, ma tipo parto alle 2:30 di notte, quindi è tipo stanotte parto, quindi. E vediamo, sono molto soddisfatta, vi devo dire, della scelta, anche se era difficile perché ce n'erano un sacco di carini. E questa è la box con la
carta appunto con il logo della Maison, adesivo che io già avevo appunto aperto, e ho rullo di tamburi, ta-da! Non si capisce probabilmente, ma è un bikini. E c'è la parte sotto e la parte sopra, molto carini, perché ti arrivano in queste bustine impermeabili in plastica, con tra l'altro c'è pure il laccetto e la chiusura con la zip, fantastico, perché queste sono salvavita quando vai al mare, perché appunto puoi metterci il costume bagnato. Mi piace molto anche il fatto che non li vendano solo assieme, anche se pochi ormai lo fanno, ma si possono acquistare top e bottom, quindi parte sopra e parte sotto, di due misure diverse, cosa super utile per chi come me ha naturalmente un fisico a pera, quindi ho sempre avuto e sempre avrò la vita e le spalle più strette rispetto ai fianchi e al fondoschiena, quindi tada, adesso spacchettiamo. Ero parecchio indecisa, devo dire, sulla scelta, perché ce n'erano tantissimi molto belli, sia interi che due pezzi, quindi ci ho impiegato un po' di tempo per decidere, ma alla fine appunto mi sono convinta per questo, perché è troppo carino secondo me l'abbinamento di colori blu e azzurro e fucsia, ed è anche, diciamo, più o meno in palette. L'azzurro per me in palette, il fucsia solo se sono abbronzata mi sta bene, ma mi piaceva troppo, chi se ne frega dell'armocromia. E ovviamente adesso vi faccio vedere, in realtà volevo il lo slip, quello sgambato e un pochino più alto, però non era disponibile in questa colorazione, in questo abbinamento di colori, quindi alla fine però mi piaceva troppo, quindi alla fine ho preso comunque questo. E questi sono gli slip, sono semplici, e l'elastico, alla fine anche questi sono parecchio alti se devo dire, quindi quelli sgambati penso fossero, lo fossero ancora di più. E sì, questa è appunto, questo è il bikini che ho preso, e qui sulla fascia c'è naturalmente il logo Versace. Addirittura hanno inserito un QR code nell'etichetta interna, e volendo si può andare a verificare l'autenticità del prodotto. Io naturalmente l'ho preso dalla boutique Versace, però è molto utile questa cosa se andiamo ad acquistare qualcosa vintage, ad esempio abbiamo la prova sul capo. Molto interessante questa cosa, è smart il fatto che l'abbiano introdotta, viste le tantissime cose fake che si trovano in giro, insomma. Quindi questo va diretto in valigia, perché è finito questo video, mi metterò a fare la valigia per questa destinazione bellissima. Poi arriviamo alla seconda cosina che ho preso da Versace. Questo pacchetto, devo dire, è molto pesante. Anche questo è lo stesso, la stessa box, diversa forma, ma naturalmente il logo è lo stesso, e c'è sempre questa decorazione, questo elastico, che ripeto, secondo me si può utilizzare come bracciale, cavigliera, è carino. E vediamo, questo non è un capo d'abbigliamento, è un accessorio, e c'è la controscatola e la scatola. Sembra pelle, penso sia, non lo sia in realtà, ma un po' questo effetto al tatto e anche alla vista, un po' appunto come se fosse fatta in pelle. E eccoli qua, questi sono degli orecchini, adesso vi faccio vedere meglio, degli orecchini pendenti. Eccoli qua, sono appunto degli orecchini pendenti con la medusa, il simbolo di Versace, e poi con il logo appunto pendente. Sono di questo color oro, molto bello, molto molto scintillante. Come sapete, gli orecchini che preferisco sono quelli appunto di questa forma, quindi pendenti, e soprattutto per l'estate con gli abiti estivi, magari senza spalline, mi piacciono tantissimo. Porterò anche questi con me
in viaggio, quindi mi rivedrete indossare presto. E poi di Versace ho veramente pochi gioielli, quindi volevo aggiungere questi alla mia collezione. Non cercavo assolutamente, cioè cercavo letteralmente solo cosine per il viaggio, ma poi alla fine li ho visti, mi sono piaciuti un sacco. Questo è il tag degli orecchini con il numero di serie, se volete cercarli uguali, identici alla boutique, ma io li ho presi online e questo dall'altra parte c'è semplicemente il logo. Ero un po' preoccupata che fossero pesanti, perché quando acquisto orecchini online ho sempre un po' questo problema che se sono molto vistosi ho paura siano troppo pesanti, perché mi danno veramente fastidio, cioè io non riesco ad indossare orecchini che sono troppo pesanti. Alcuni che avevo comprato non li ho mai indossati e poi li ho venduti perché proprio non riuscivo a starci più di tipo un'ora e quindi ero un po' preoccupata per questi, ma vi devo dire che no, sono molto leggeri, anche perché il logo è praticamente in non so come spiegarlo, comunque è appunto si vede attraverso, quindi è molto sono parecchio leggeri, non molto ma abbastanza leggeri da poterli indossare tranquillamente, quindi meno male. Non fateci caso se vedete che ho le goccioline qui sopra il labbro superiore, ragazzi, ma io vi giuro, ve ne parlo da tipo un anno almeno e non lo so, io devo assolutamente fare il botox sul labbro superiore, tipo per togliere questo sudore, perché io non sudo mai, ma se lo faccio solo qua, praticamente, stranissima questa cosa, cioè non sudo da altre parti, niente, solo qua. Ed è veramente imbarazzante, specialmente quando hai un appuntamento che la persona ti piace e tu sei là tipo così, tipo, oddio, speriamo non se ne accorga, e poi il trucco si rovina, ah! Vi giuro, se c'è qualcuno di voi che ha lo stesso problema, ditemi come risolvete, perché io ho persino provato a spruzzare un po' di deodorante sul dito e poi applicarlo qua e vi giuro che ha pure funzionato un po', ma non posso, cioè quindi... Ma passiamo al super mega iper regalo che mi sono fatta da Saint Laurent. E questa, non so se ve ne avevo parlato l'anno scorso, perché ero alla ricerca di questa borsa l'anno scorso, la volevo, mi piaceva, e come al solito io ci metto un po' di tempo cioè non sempre, però per alcuni acquisti ci metto un po' di tempo, all'inizio non mi piacciono, poi mi rendo conto che invece sarebbe una cosa che userei un sacco, e quindi poi mi ritrovo a dire perché non l'ho presa. Ok, questo è successo l'anno scorso, era l'anno scorso o due stati fa, non mi so, che era proprio l'anno scorso, e mi ricordo che mi sono decisa a prenderla a fine estate praticamente, quando era sold out ovunque, e ho questo ricordo di me che non mi ricordo in quale aeroporto, però la cercavo, forse era Dubai, perché avevo un sacco di ore di scalo di ritorno dalle Maldive, e quindi mi sa che quella notte nell'aeroporto di Dubai ci sono tutti i negozi possibili e immaginabili, infatti avevo fatto anche un acquisto da Chanel e ero andata anche da Saint Laurent, ma non era più disponibile, era già sold out, quindi mi sono detta ok, visto che è una borsa, adesso che vi ho appena spoilerato che cos'è, ok, ma va bene, visto che è una borsa molto stagionale, appunto mi sono detta ok, aspetto l'anno prossimo e poi inizio estate, però non me la faccio scappare, e così ho fatto. E quindi appunto io che veramente non riesco a, cioè non riesco a trattenermi, io parlo a ruota libera e si capisce tutto e dico tutto, quindi sì, è una borsa, ma appunto sapete che la mia fissa sono le borse, quindi cose che potevo comprare. E anche qua super mega rullo di tamburi, la scatola è gigantesca, quindi io ci provo a farvi l'unboxing, a farvi vedere bene. Anche questa ovviamente avevo già sbirciato, quindi c'è il sigillo che ho già aperto, e qui c'è la nostra dust bag, eccola qua la dust bag. Ormai conoscete il packaging, conoscete i miei gusti e sapete esattamente probabilmente anche quale modello volevo prendere l'anno scorso. Appunto, se non sbaglio, ve l'ho anticipata sta cosa. E ta-ta-ra! Eccola qua, ragazzi! Oh mio Dio, ma non è bellissima? Cioè, mi rendo conto che non è particolarmente elegante come le borse che acquisto di solito. Ma era proprio questo il problema, ed era proprio lei che mi mancava, perché mi serviva una borsetta estiva da portare in vacanza, da portare quando sono al mare o quando sono appunto in posti
più balneari così, quindi appunto volevo assolutamente una borsa fatta di questo tessuto. Adesso ve la faccio vedere bene. Questo è il front, sides, i lati sopra. Adesso spacchettiamo, vediamo anche la catenella sotto, molto semplice. E questa è la borsetta dietro. I dettagli possono sembrare forse neri in videocamera, ma sono in realtà di un marrone molto scuro. Andiamo a spacchettare assieme, wow, la nostra catenella. Ecco fatto, liberata anche la catenella. La catenella è dorata, quindi l'hardware è dorato di questa borsa, e anche i manici hanno, allora c'è il logo Saint Laurent qui, forse riuscite a vederlo un po' in controluce, e sono sempre appunto di questo marrone scuro, lo stesso colore del logo e dei dettagli in pelle. Molto bella, molto leggera, devo dire, anche se ovviamente all'interno adesso c'è la carta che ci mettono sempre nella boutique per mantenere la forma, ma per farvi vedere, eccoci qua, lo spazio è parecchio di questa borsa, quindi ci sta più del necessario quando sono in vacanza o quando sono al mare. Si può indossare sia così, quindi doppia la catenella con i manici così, oppure più lunga allungando soltanto una delle due parti della catenella. Penso si possa anche indossare, anzi assolutamente sì, anche a tracolla, e se ci riesco io che sono quasi 1,80 vi posso garantire che tutti possono portarla a tracolla. La adoro, la amo, e questa è la classica, questo è il classico esempio di borsa, vi tolgo la carta davanti all'inquadratura, questo è il classico esempio di borsa che io non prenderei perché non mi colpisce all'occhio quando la vedo, come può colpirmi, non lo so, una borsa magari di un bellissimo rosa o di un bel turchese, insomma i colori che mi piacciono di più. Stessa cosa anche per il tessuto, non è una borsa che dico oh wow, oh mio Dio, la borsa dei miei sogni, però mi mancava assolutamente nella collezione. Ho borse che uso anche al mare, quella Chanel grande, la Dior personalizzata, però sono troppo grandi, quindi questa era assolutamente la borsa che mancava troppo nella mia collezione. Quella che avevo adocchiato l'anno scorso secondo me non era proprio uguale, mi sa che era leggermente diversa, ma per me non cambia assolutamente nulla perché io volevo una borsa di questa di questo tessuto, che onestamente non so dirvi neanche come si chiama. Sono giorni che la descrivo alle mie amiche e non so come si chiami questo tessuto. Sicuramente riuscite a vederlo bene in videocamera e riuscite a capire di che tessuto si tratti, quindi scrivetemelo voi, perché io a volte veramente non mi vengono proprio le parole, ma è troppo troppo bella. Penso che porterò tipo solo questa, forse un'altra borsetta con me per il mio viaggio, ma veramente, cioè, non ho bisogno di altre quando vado in un posto di mare. Oh mio Dio, la adoro troppo! Devo farvela vedere anche all'interno. C'è questa zip con una tasca interna bella grande, poi all'interno qui c'è il classico, insomma, libricino, non lo so, non li guardo mai questi. E c'è questa tasca interna, poi ce n'è un'altra dall'altro lato, eccola qua, un pochino più piccolina, ma lo spazio, devo dire, è tantissimo, cioè è perfetta. Non mi ricordo se fosse disponibile anche in altre misure, cioè in altre grandezze, onestamente, anzi penso di sì, penso ce ne fosse una forse ancora più grande, ma io la volevo assolutamente così piccola perché grandi ne ho, e quindi sì, è lei, è la mia nuova baby, adesso bisogna trovare il suo spazio nella collezione di borse. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. In realtà non so se quando vedrete questo video vi avrò già svelato la destinazione, forse su Instagram, non ne sono certa, penso di no, ma voglio darvi un altro indizio sulla località. Sarà un'isola, cioè è un'isola. Ok, non vi dico se grande o piccola, non vi dico, ma è un'isola.
e io ci sono già stata, ma tanti anni fa, quindi basta adesso inizi. Comunque, questo è quanto mie femmini per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigantesco perché vi voglio sempre tanto 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 bene, non c'entra se non sono molto presente sui social, il bene che io vi voglio è infinito, incondizionato, e c'è e ci sarà sempre, anche se so che vi manco se non faccio tanti contenuti, lo so, quindi questo è quanto mie femmini per il video di oggi, bacio gigantesco, venite qua che vi abbraccio. Abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto al prossimo video dalla località segreta. Ciao.